Non beva il vino, signore, che le fa male la salute. Guardi come le fa male il vino, visto? Glielo dicevo io. Ah, c'è cosa di legno, l'ho visto adesso. Ok, presi! Preso! E mi è volato anche di sotto, bellissima! Aspetta, 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 anche tu. Oh, che volo che ha fatto, vedi che è finito in acqua. Salve a tutti, sono Dragon Gamer e benvenuti su Hitman Sniper Assassin. Allora, io sono solo soletto questo fine settimana perché l'assistente mi è un concerto. Lei è tutta fighettosa, io sono qua che lavora, ma perché quella porca però si è fatta perdonare. E stamattina mi ha mandato il codice del preordine di Hitman 2. Ha visto che c'erano tante richieste, anzi c'è una marea di gente che dice: ma Dragon Gamer è uscito Hitman 2? No, esce a novembre, mancano ancora un bel po' di mesi, con calma. Ma l'assistente è stato così gentile da preordinarmelo e quindi mi ha mandato il codice che intanto mi permette di giocare a Sniper Assassin. Quindi va da sé, saremo un cecchino, il che vuol dire che andrà di schifo, perché con la mia mira la lasciamo stare. Poi coi controller, io non ho mai giocato uno sparatutto coi controller, peggio mi trovo. Purtroppo avessi mouse e tastiera sarebbe molto meglio, quindi farò una marea di cazzate. Voglio essere onesto, è una questione personale, perché non mi hanno invitato al matrimonio. Mio cugino si sposa e siccome anche lui è uno di quelli fan della Pantene, ha detto: no, tu che sei pelato non ti invito. E io ti rovino il matrimonio, ti uccido gli invitati. Vabbè, intanto godiamoci il filmato introduttivo. Ah, oh, che bello, una terra nuova, Diana, finalmente. Ui, là, che non mi fighi. Wow, ma come sono vestiti? Oh, bravi questi. Aia, no, non va bene. Yardbirds entered into a secret agreement. The treasure would remain hidden, and once the dust settled, the last remaining member was to inherit everything. Non mi pare una grande idea. And all members vanished from sight until Calvin Ritter, the Sparrow, was found dead on his yacht. Mi par strano. The remaining members remained elusive. The group never gathers in one place, but today is a special case. Sì, si sposa mio cugino, lo so. Guarda che casa! Quel bastardo! Alexander Kovac, the founder of the Yardbirds. He has stipulated that all three targets and their bodyguards must be eliminated at this event. Should any of the Yardbirds escape, the contract. Aia, non deve fuggire assolutamente nessuno, ok. Sì, ma scusa, non poteva andare a recuperare comunque il denaro senza uccidere tutti. Una volta che comunque hai preso i soldi, tanti saluti. Ma vabbè, dettagli. Siamo qui per uccidere mio cugino che si sta sposando la riccona. Guardate, guardate che boia di casa. Ma dai, cioè, io sono il nipote sfigato. Sono quello che mia zia mi dava 5 euro e se lo segnava pure su una specie di librettino. Dai, si faceva la contabilità da sola. Ma che tristezza. Ho dato al piccolo Telonio 5 euro. Wow, ok. Ti odio anch'io, zia. Ma vabbè, dettagli. Buono, allora, dobbiamo uccidere Dorian Lang, che assomiglia tantissimo all'attore Donald Sutherland. Ma vabbè, qui è il padre di Jack Bauer, per chi se lo domandasse. Poi c'è sto tizio qui che è Guillaume Maison. Vada via il culo pure tu. E infine dobbiamo uccidere Doris Lee. Ok, voglio essere onesto, è mia zia Doris, ok? Ma lasciamo stare, andiamo avanti. Se aveste del merda, c'è pieno di soldi, a me dava 5 euro, bastarda. Allora, abbiamo le sfide che sono belle difficili. Mi sarà impossibile completarle tutte perché ribadisco, col controller faccio schifo. Forse con mouse e tastiera avrei qualche possibilità. Allora, fuori di testa elimina tutti i bersagli con colpi alla testa. Non ci riuscirò mai. Riposa con i pesci, elimina e nascondi 5 bersagli in acqua. Questa la posso fare. Tabula rasa, elimina e nascondi tutti i bersagli. Ciaone. Cioè, spero forse i 3 bersagli principali. Ma siccome di solito qua bisogna uccidere anche tutte le guardie, hanno fatto una modalità simile ai tempi di Hitman Absolution. Parafulmine, elimina 3 bersagli tramite una scossa elettrica entro 30 secondi. Vuoi anche una fetta di culo? Carico pesante, elimina i 3 bersagli principali con il medesimo oggetto sospeso, che dall'immagine deduco sia un lampadario di quelli belli grandi. Vabbè, bisognerà probabilmente aspettare un'opportunità prevista. Colpo mortale, elimina Dorian Lang e Guillaume Maison con l'altoparlante all'esterno della galleria d'arte. Anche qui basterà essere pazienti. Hai da accendere, elimina i 3 bersagli principali con la medesima esplosione.
Vabbè, visto che io non posso neanche entrare in campo è un po' difficile. Colpo di frusta elimina tutti e tre i bersagli principali mentre sono in fuga. Questo è fattibile, vado a mettere in fuga tutti e poi sparargli. Senza lasciare tracce elimina tutte le guardie del corpo dopo aver dato inizio all'evacuazione. Boom boom, elimina 5 bersagli tramite esplosioni in 30 secondi, ciao. L'invasione degli ultracorpi elimina tutte le guardie del corpo, questo è un obiettivo principale quindi siamo a posto. Un piano labirintico elimina Dorian Lang e Doris Lee con la statua del labirinto, quindi ci sarà un labirinto. E un ballo mortale, guardalo mio cugino paraculo. Elimina 7 bersagli durante il ballo nuziale. Anche questo è fattibile. Poi ci sono un po' di imprese. Agnomalia, non so cosa voglia dire. Occhio di falco, colpisci tutti i falchi. Ma no, che sono in estinzione. Critico d'arte. Prometeo. Infedele. Oh mio Dio, due piccioni con un proiettile. Fiori di sangue, spara al bouquet della spo... E le mie balle. Ah, peraltro vi faccio notare che in basso a destra c'è il moltiplicatore di punteggio. Sì, perché dovremmo totalizzare un punteggio. Mano a mano che io sblocco le sfide, il mio punteggio sarà maggiore. Blackout, spegni le luci in tutte le stanze della villa. Che figata se vi sentire secondarie. Riso amaro. Devo sparare al prete, probabilmente. Occhio matto. Laboratorio di ceramica. Stai ponderando quello che sto ponderando io. Che cacchio. Ma vabbè, non importa. Fatti un giro. Ma vabbè. Bungee jumping. Ora, la rottura di scatole è che partiremo con un fucile da cecchino di base. Mano a mano che la nostra professionalità aumenterà, sbloccheremo nuove cose tipo caricatore esteso, minigonna zigrinata che migliora i tempi di ricarica, otturatore scorrevole per una cadenza di tiro migliorata, quindi potete sparare più colpi. Respiro controllato aumenta il rallentamento del tempo. Sì, ciaone, ciaone. Prendere il rallentamento del tempo, che devi tenere premuto delicatamente il tasto di sparo. 100 euro che mi parteranno tanti di quei colpi accidentali che metà basta. Mani ferme. Pacchetti munizioni. Sì, perché c'erano anche più munizioni e vabbè. Good afternoon, 47. Grazie, Diana. The wedding ceremony is about to begin. Non me ne parli. Ok. It is expected that they will proceed directly to the open area. Guarda che posto! Guarda, il mio cugino bastardo. Your maison has been on site all day, preparing the wedding details and entertaining guests. I expect he will also attend the ceremony. Perfetto. Doris Lee is en route via helicopter and should be arriving any minute now. Vabbè, va bene, c'è tutto il tempo di sto mondo. She will not be watching the bride and groom exchange vows, but do keep a lookout anyway. We are working within a limited window of opportunity. Oh, noi a tempo. We expect the targets to stay for no longer than 15 minuti. Ok, allora, aspetta, Diana, mezzo secondo. Allora, qualcuno sta arrivando da di là, vediamo un po'. Ho visibili anche tutte le guardie e in rosso ci saranno i nostri obiettivi. Ok, uno in casa e l'altizia deve ancora arrivare. Allora, in basso a sinistra c'è l'indicatore del tempo e il numero di guardie. Allora, adesso faccio solo una veloce panoramica. A destra abbiamo la nostra arma e ci dice i vari miglioramenti. Mirino ottico 3x e rallentamento del tempo basilare. Abbiamo munizioni perforanti normali che le sono leggere e infinite. E poi abbiamo delle munizioni perforanti pesanti e delle munizioni onda d'urto che non so cosa siano. Probabilmente sono tipo esplosive. Qui c'è il labirinto con la statua. Questa statua probabilmente va utilizzata per uccidere alcune delle persone, ok. C'è una bandiera peraltro calata. Va bene. Ci sono guardie del corpo letteralmente dovunque. Alcuni bersagli, come sapete bene, li dobbiamo far sparire probabilmente in acqua o all'interno dei cespugli. Perfetto. Ma possiamo vedere anche all'interno della casa. Oh, possiamo vedere anche all'interno della casa. E quello mi sa che è uno dei nostri obiettivi. Sì, siamo molto attenti. E più avanti dovremmo fargli cadere addosso l'altoparlante. E laggiù vedo il falco. No, povero falchetto. L'ho preso veramente. Occhio di falco 1 di 3. Aspetta, è precipitato laggiù. Un altro falco è là. Ok, preso. Intanto mi faccio le sfide secondarie. Proiettili esauriti. Ups, sto usando i proiettili quelli seri. Stiamo più attenti. Vediamo dov'è l'ultimo e poi casomai riavvio e mi concentro sul re. C'è un signore lassù. Signore, che sta facendo lei? Attento che potrebbe essere pericoloso e poi rischia di cadere. Uccisione di civile. Dimmi che era la sfida bungee jumping. Sta precipitando. Ne è valsa la pena. Non era bungee jumping questa sfida? Ah, probabilmente no. Devo stare più attento. Ho trovato l'ultimo falco. Sì, ma c'è uno iperdistante. Non lo piglierò mai nella vita. Cioè, anche se rallentassi il tempo, forse. E ciao. E ciao. Preso! Incredibile preso. Cioè, ho sparato qualcosa come 70 colpi, Ma vabbè, dettagli. Buono, intanto una sfida completata. Buono, riavviamo così avrò un punteggio migliore, in modo tale che maggiore punteggio, come dicevo, e maggiore la quantità di potenziamenti per il nostro fucile che possiamo sbloccare. Allora, proviamo, ma c'ho grossi dubbi. Dobbiamo cominciare di sicuro a far fuori un pochettino di guardie. Ora vediamo se ci danno anche un bel punteggio. Allora, tipo se gli sparo alla testa, lui deve finire nel cespuglio, ok. Ed è nascosto. Buono,
E il resto delle cose si fanno in acqua. Aspetta, ricordami che ho il caricatore normale per adesso. Ci sono un paio di guardie qui. Vediamo se sparo in acqua, in teoria si distraggono. Vediamo un po'. Ok, aspetta. Ah, no, Ciccio, sto cercando di fare il tempo rallentato. Fuori una, intanto è fuori due. Ok. Ok, non gli ho sparato alla testa, ma fotte sega. Comunque sono nascosti. Non riesco a usare il tempo rallentato perché è troppo sensibile quel boio di mirino. Ma scherziamo, aspetta che intanto sta arrivando una tizia. Dovrei cominciare forse a farli fuori, potrei già pigliare la guardia del tizio là. E anche la sposa, eccola laggiù. Aspetta che posso sparare alla torta. Dov'è la torta? Ah, eccola laggiù. Sarei tentato, ma è pieno zeppo di invitati. Ah, ora che ci penso, scusa una cosa, ma se sparo mio cugino e mi prendo l'eredità... lasciamo stare che è meglio. Allora, se riuscissi a buttare giù un signore non sarebbe male. Allora, proviamo a sparare lì. Tizio, vai a guardare. Porco cane, veloce, veloce, pedala, pedala, pedala. E ora finisci di sotto. Sì, perfetto, perfetto. Sì, non ce la farò mai a farli tutti puliti. Diana, porti pazienza. C'è un tizio laggiù, preso. Il problema è che qualcuno potrebbe vedere il corpo. Ah, non c'era modo di nasconderlo. Porco cane, non so se posso buttare tipo i corpi dentro casa. Ma non è che sia semplicissimo. Ci sono guardie anche sul tetto? Ah, sì, c'è un tizio là che sta guardando. Ehi, guardati questo tizio! Dove l'ho fatto finire? Bersaglio nascosto, veramente! Allora, qui abbiamo una bella coppietta. Pigliarli non è che sia semplicissimo. Forse ne prendo uno, sicuro. Cazzo ricarica, lo so, porti pazienza. Porti pazienza! Preso! Ok, situazione sotto controllo. Non è stato un colpo alla testa, ma accontento. Intanto sblocchiamo un pochettino di punteggi, perché sennò qua non si finisce più. Ce n'è uno là del labirinto. Aspetta, quello laggiù non mi dispiace. Signore, se lei mi resta lì molto gentilmente. Devo calcolare anche che il proiettile cadrà un attimino. Bello, ok, perfetto, bersaglio nascosto. Qua c'è una guardia che mi batte la fiacca. Ma ti vergogna a battere la fiacca, tizio. Ho preso in pieno. Buono. Ok, probabilmente è quello in cui devi nascondere tutti. Devi attirarli in punti specifici. Sì, ma c'è one. Aspetta, no, quello è il pilota, evitiamo di farlo fuori. Ho solo paura che possano vedersi tra di loro. Aspetta che magari voli di sotto. Più di sotto. Più di sotto vai tu. Ok, bersaglio nascosto. Mi sono cagato in mano, che volete, ci avete idea? Oh, uno degli obiettivi è vicino al coso. Non beva il vino, signore, che le fa male la salute. Guardi come le fa male il vino, visto? Glielo dicevo io. No. No, assolutamente. La guardia si è accorta, la guardia non si è accorta di niente. Tizio, ti è sparito il datore di lavoro. Vai a dare un'occhiata un po'. Oh, porco cane, non è volato di sotto. Speravo volasse di sotto. Riesco a buttarglielo di sotto il cadavere? Non riesco, porca puttana. Se qualcuno va a bersi il bicchiere di vino è finita. Spera in bag. Intanto un obiettivo ucciso, ne restano tre guardie. Oh, una delle guardie è anche nel labirinto. Guarda, me la semplifichi un po' in effetti, Qui chi vuoi che vada a guardare all'interno del labirinto? Perfetto, c'è un giardiniere, ho visto laggiù. Non dovrebbe esserci troppi problemi. Ancora un paio di guardie e un paio di obiettivi, che sono le guardie del corpo degli obiettivi, neanche a farla apposta. Aspetta, la tizia e la guardia del corpo sono vicine. Vediamo se li piglio entrambi con un solo proiettile. È difficile come colpo, però provo, Ho preso lui. Prendi anche lei. Vai, spara, cacchio. Ok, ho preso anche lei. Pesa. Ok, non mi sono messo a fare colpi alla testa. Speravo con un proiettile di riuscire a pigliare entrambi. Vediamo un po'. Resta una guardia del corpo lassù. Potrei farla anche uccidere con un incidente. Se riuscite a metterlo sotto lo speakerone. Il problema è che non è che sia un colpo facilissimo. Aspetta, ci provo. Ui, gli ho aperto la porta di colpo. Tizio, restami lì. Vediamo un po'. Preso. Fatto. Signor Dorian Lang, dov'è? Mi è laggiù. Guardi, mi rende il colpo anche relativamente facile. No, la guardia del corpo si muove. Aspetti, signora guardia del corpo, non mi vada troppo in giro, porti pazienza, ecco qui. Perfetto, bersaglio nascosto. Resta signore lì, vediamo un po' come lo facciamo fuori. Non è che sia facile, abbiamo fatto comunque un punteggio discreto, non guidi lunghe da miracolo. È il suocero di mio cugino, quindi, perfetto, dobbiamo far fuori. Dov'è mio cugino, peraltro? Bravo, signor Lang, mi resti lì, perfetto, bravissimo. Olè, grazie Diana. Faticosissima, non mi sento neanche più la mano. Buono, dovrebbe sbloccarci sicuramente qualcosina, penso. Missione completata, sfida completata, occhio di falco, l'invasione degli ultracorpi. Moltiplicatore sfida 1-11, perfetto, record personale. Mi ha sbloccato il caricatore esteso 1 e la minigonna zigrinata. Quindi ho un proiettile in più che torna sempre utile perché ricaricare è una rottura di balle. Ed 47 ci metterà anche meno tempo a ricaricare l'arma. Buono! Allora, adesso mi diverto un pochettino con le sfide secondarie. Allora, vediamo un po'. Devo tirare tutti e due qua dentro.
L'unico che mi viene in mente è che c'era sta cavolo di bandiera, che forse io posso sollevare, vediamo un po'. Ok, è andata su. Vediamo se qualcuno di loro va effettivamente al centro del labirinto. Anche perché ho notato bene che la statua, forse se gli spariamo alla base un pochettino incriccata, dovrebbe cadere. Poi aspetta che volevo anche togliermi uno sfizio personale. Buon matrimonio, auguri, buone nozze. Godetevi la torta. E vabbè, Diana, mi devo divertire anch'io sul posto di lavoro, no? Dovrei anche sparare il bouquet della sposa, ma sicuramente rischio di uccidere la sposa, potrebbe essere un bel problemone. C'è anche l'obiettivo di spegnere tutte le luci di casa, che è tutt'altro che semplice. Aspetta che intanto che siamo qui, vedo di fare comunque il mio lavoro, visto che ci siamo. Oh, ho trovato i piccioni, aspetta un secondo, mi direi che ho sparare alla gabbia di piccioni in qualche modo. vabbè, il gioco prevede che io faccia fuori due piccioni con un solo proiettile. Diana, neanche fra 100 anni, neanche se sparo a caso. Ehi tizio, vai a farti un bagnetto con una giornata calda. A posto, nessuno ha visto niente. Ottimo, ottimo. Devo anche ricordarmi di affogare 5 bersagli. No. Qualcuno ha visto cose. Sì, a quanto pare la guardia del corpo della zia. Riesco ad attirarlo magari un po' più in qua. E potrei tentare di affogare anche lui. Che 5 sono tanti, voglio dire. Dovresti tirarli tutti a sta cavolo di pozzangherina qua. Aspetta. E che se potessi rallentare il boia di tempo, potrei anche riuscire. Vai in acqua e non rompere i coglioni, ok? Che se non è colpo in testa. Cosa? No, nessuno ha visto niente. Zia, non hai visto assolutamente niente. Fatti i cazzi tuoi. Il problema è che vedranno il cadavere della zia tantissimo. Porco cane, volevo fare almeno 5 kg in acqua. Madonna della zia. Ok, vediamo di attirare anche questo tizio. Tizio, vieni a vedere il vaso che si è rotto per causa di mistero. Laboratorio di ceramica. Devo distruggere 47 vasi. Ma voi mi prendete per il culo. Guarda caso sono anche 47. Oh, bravo tizio. Restami fermo così. Olle. E nessuno ha visto niente. Siamo a 3 di 5. Devo regalarmi poi di anche completare la missione. Il problema è che tanta gente mi è lontana dall'acqua. Il che vuol dire che pian pianino io gli devo creare un percorso fatto di proiettili in modo tale che loro vadano dove mi fa più comodo. Cosa hai visto? Cosa hai visto? Tu aspetta. Tizio, mi devi andare in acqua però. No, l'ho mancato. Porco cane. Mi avete rovinato tutto, bastardi. Aspetta, in teoria ho queste munizioni che dovrò fare tipo una scarica attorno. Ok. L'altro dov'è? Aspetta, anche tu. Oh, che volo che ha fatto? Dai, che è finito in acqua. 4 su 5. Guarda un po', anche le guardie possono fuggire. E invece io dico di no. Uoi, che pacca che ho tirato. Ho ucciso bersaglio in movimento, quindi mi dà anche un punteggio maggiore. Buono sapersi. Sì, ma chi se ne fotte se le guardie fuggono, voglio dire. Signore, ha finito di sparare. Ho rischiato tantissimo di beccare quel signore lì, che è un civile, porco cane. Uoi, l'ho fatto con l'esplosione. Buono, alla faccia dell'esplosione proprio. Quel bersaglio là vuole tentare la fuga, in effetti. Dov'ha, signore? Dov'ha? Stia buono, che la piglio anche... Oh, cercavo di prendere il prete, aspetta un secondo. Preso! E mi è volato anche di sotto, bellissima! Tecnicamente è volato in acqua, quindi Diana mi dovreste dare l'uccisione con acqua, mob e tagli. Preso! Come l'ho preso? Su un piede! Che boia di tiro non ho fatto, ogni tanto anch'io le botte di culo. Abbiamo ancora qualcun altro che sta tentando la fuga. Sì, vabbè. Però mi ravvinate la... Cioè, dove vai? Oh, scusi, signore, non volevo, è stato un incidente, giuro. Ciao, sì, ma è dentro casa, come lo piglio dentro casa? Bravo tizio, e boom! Olè. Vabbè, Diana, ormai ho fatto la boiata, porco cane. Però c'ero vicino a far quella boia di sfida, Buono, secondo! Ho preso attraverso la finestra. Ne manca uno. Ah no, uno è riuscito a fuggire, probabilmente. Niente da fare. Comunque mi dà missione completata. È più difficile del proiettile, vi giuro. Poi c'ho tutte le dita incriccate per tenere il mirino premuto tutto il tempo. E quindi sono riuscito solo a sbloccare l'otturatore scorrevole, che migliora la cadenza di tiro. Posso sparare più frequentemente. Specchio, ci sono i piccioni. Non mi dire che sono un obiettivo principale del gioco. Due piccioni con un proiettile. Oh no, devo veramente sparare i poveri piccioni. Ma mi prendi in giro. Ma mi sento una persona orribile. Aspetta che intanto buttiamo questi due furbacchioni in acqua. Ok. Perfetto, così mi prendo avanti. Sono già due sulla lista. Aspetta. Questo c'ha la guardia del corpo, però. Sì, io che piglio la guardia del corpo è impossibile. L'ho distratto. Il problema è che si distratta anche la sposa. Sposa, vai avanti, fatti i cazzi tuoi. Aspetta, c'è la missione di sparare al buco della sposa. No, l'avevo così preso. Ciccia, girati verso di me. Girati verso di me. Devo sparare al tuo maledettissimo bouquet, porca di quella porca. Oh, senti, due sono andati indietro e il signore invece qua no.
No, no, cadi di sotto, tizio, cadi di sotto. È acqua, tecnicamente? Come corpo rinvenuto? Da chi? Da... Oh, 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 aspetta, aspetta. No, no, col cacchio. No, col cacchio. Oh, ma santo cielo, adesso si sono messi a evacuare tutti. Ah, sto obiettivo non riuscirò mai a completarlo. Aspetta, ho anche colpo di frusta. Aspetta, 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 aspetta. Devo colpirli mentre sono in movimento, vediamo un po'. Boom, ok. E l'ultimo, aspetta, aspetta, c'è troppa gente però. Devo beccarlo sempre mentre è in movimento. Tipo lì, così. Ok, colpo di frusta completato, quindi. Vai, tizio, finiscimi in acqua. No, più in acqua. Posso sparargli al corpo e farlo finire in acqua più di una volta? Oh, madonna, che volo che fa il corpo. Dimmi che conta come acqua. Riposa con i pesci 5 di 5. Ok, conta con... Potevo anche spingerli io, non lo sapevo. Che pacca che tirano sti colpi, peraltro. Bellissima. Aspetta che c'è Capitan Furbizia laggiù. Occhio, Capitan Furbizia, che esplode tutto. Bella, 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 bella. Aspetta, aspetta. Vabbè, pieno zeppo di guardie. Guarda, se mi stai lì mi fai anche una cortesia. Quindi qualcuno... No, non l'ho pigliati, ma come? Dai, erano praticamente sotto. Era praticamente una kill fatta, aspetta. È che non riesco a fare kill col colpo alla testa. Se riesco a rallentare un attimino il tempo anche con l'istinto di 47, che mi aiuta, ma non troppo. Aspetta, aspetta, tizia, non ti muovere, tizia, non ti muovere. Ho preso il bouquet, ho preso il bouquet. Yay, tizio, ho preso il bouquet. Stai buono, dove vai, tizio? Ah, stai calmo, buono. Ok, un po' incasinata, ma comunque obiettivo completato. Bouquet della sposa neanche me lo ricordavo più. Riposa con i pesci e fiori di sangue e colpo di frutta. Tre sfide nella modalità più, nella partita più caotica che ho fatto fino adesso. Però il mio moltiplicatore va su ancora, ridendo e scherzando. Buono, allora, riprovo intanto per fare quella del labirinto. Devo stare un attimino più attento e evitare di attirare l'attenzione. Farò il bambino bravo e ucciderò solo quelli che sono lontano dalla vista degli altri, che non possono dare l'allarme. Possibilmente con colpi alla testa, non sarebbe male. Chiore, ma mi abbassa la testa mentre sto per mirare. Ma lei è una persona orribile. Conciso, riesco a buttare i tizi dentro le finestre, vediamo un po'. Oh, e mi dà anche bersaglio nascosto. Molto pratico in effetti. Quindi se sono vicino alle finestre alte... ma non c'è molta gente. Sì, c'è questo signore qua. Aspetta un secondo. Distraiamolo magari così. Sto provando diverse tecniche. No, signore, mi viene un po' più in qua. Un po' più in qua, cortesemente, guardi. Tipo lì. È una persona molto gentile, guardi. Olè, perfetto. Così siamo a posto. Non riuscirò a fare tutti i colpi alla testa, ribadisco. Per adesso do priorità assoluta al labirinto. Ho beccato un guardone, ho beccato un guardone. Prima che non finisci di so... come faccio a sparire il colpo del tizio, signor tizio? Mi dovrebbe andare da un'altra parte, se no lei mi fa scattare l'allarme. Perché ho sparato al signor tizio? Perché ho sparato al signor tizio? Aspetta, 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 c'è una tattica della vita, però la sentiranno tantissimo, vai. E niente, mi sa che devo riavviare. Ma porca di quella porca. Tizio, devi volarmi di sotto tu, in qualche modo. Con le munizioni, con le onde d'urto. Aspetta un secondo, vai tizio. No, non volevo ucciderlo. Volevo solo dargli uno spintone io. Ma che due maroni, uffa. A parte che intanto che aspetto posso anche divertirmi a sparare a tutti i vasi, E che ce ne sono 47. 47 vasi. Ma si può essere più malati di testa? Non li troverò neanche tutti prima dello scadere del tempo. Ok, ce ne sono parecchi, non dico di no, però. Oh, mi piace come tutti si girano, vedono i vasi che esplodono e so dice: c'è qualcosa che non va, meglio levarsi dalla ciolla. No, no, loro sono tranquilli. Ho visto una cosa strana sul tetto. Aspetta un secondo. Cos'è? La paperella di 47. Com'è arrivata lassù? Paperella. Oh no. Oh, ci sono cose strane da recuperare in giro. Vabbè. Ma cioè è diventato un puzzle game di colpo sto gioco. Dove le trovo io tutte le paperelle? E sto intravedendo anche un pochettino di piccioni. Ma mi viene veramente, mi sento una persona orribile a sparargli. Due piccioni con un proiettile. Ma porca boia. Guarda, c'è un'altra paperella anche qui. Oh no no no, male, molto male, molto male. Presa di nuovo. No, chi è che ha messo le paperelle, Diana? Chi è che ha messo le paperelle? Se io vado a cannarmi la sfida per pigliare le paperelle, ma ti trovo e ti picchio male, Diana. Perché mi avete messo le sfide imbecilli in giro? Mi mancano ancora... sono poco oltre la metà. T'ho visto! T'ho visto per una frazioncina di secondo, santo daltonismo. Ho mancato la paperella. Paperella, stai buona che ti piglio male male. Ok. Quindi, ma santo, cioè no, beh, occhio matto è impossibile da riuscire a fare. Ho fatto un pochettino, bisogna segnarsi tutti i punti in cui sono e poi ricominciare la partita e beccarle tutte. Oh, due obiettivi si stanno muovendo, la zia e il padre di Jack Bauer. Aspetta, aspetta un secondo. Sì, stanno entrando nel labirinto, se vi date una mossa cortesemente che io ho sfide da sbloccare. E ciaone. Ok, sono tutti allineati giusti. Oh, io ci provo, vai.
Aspetta che non è caduta la statua? Statua? Dovresti tipo cadere. Andiamo in munizioni per... Ah, c'è cosa di legno, l'ho visto adesso. Ok, presi! Ok, un piano labirintico sbloccato. Che stanno facendo? No, 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 fatti i cazzi tuoi! Se va al coso io sono a posto. Aspetta, 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 dove stai cercando di uscire? Maison, ma vada via il kill! Perfetto, a posto. Non me ne frega se scappano le guardie, onestamente. Mi godo gli ultimi minuti per far fuori gli ultimi vasi. Che cosa buona e giusta, che non credo me ne manchino tanti. Me ne mancano 8. Oh, Gesù santo. Tu guardaci mio cugino. Ciao, cugino. Sarei tentato, ma mi cavano 3000 punti dopo. Santo cielo, evitiamo di sparare al cugino. Però dove sono gli ultimi vasi? Dai. Non mi sarebbe dispiaciuto completare. Ehi, ciao, te. Non t'avevo visto prima, parco cane. Non credo ne manchino tantissimi, ma dai. Ehi là. Che cazzo, dove sei? Dove sei nascosto? Ma vergognati. Aspetta un po', c'è qualcuno lassù? Sì, c'è un tizio. Tranquillo, puoi passare, ti cavo io il cartello. Vai tranquillo. Oddio, ho aperto la strada a un tizio. Oh, mi dire che questo era l'obiettivo secondario. Ma è lo stesso tizio che si è buttato prima? Non sono sicuro. Vabbè, lasciamo che il signore si diverta nel frattempo. Vi sono tutti felici con te. Che fa? Signore, guardi che è un po' bassino per buttarti. Fatti un giro. Ah, ok, tranquillo, tranquillo lui. Vabbè, divertiti, che fa? Ma si butta veramente. Signore, è pericolosissimo, non faccia follie. Oh, lui è felice. Lui è felice così. Vabbè, ciao, non far che cavolate. Il problema è che io non riuscirò mai a trovare i vasi in tempo prima che le guardie fuggano da sole. Peccato, sarebbe stato carino distruggerli, ma li ho pegliati buona parte. Cioè, onestamente, non li vedo neanche tutti più ormai. Mi hanno fatti fuori quanto? 42? Aspetta che non mi sento più la mano. Madò, mi fa malissimo. E intanto in compenso ho pigliato un'altra paperella birbantella. Ne ho fatte fuori 4 su 10. Vabbè, ma chi è il... C'è gente con seri problemi per aver pensato a sta modalità, No, 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 no. Me ne mancano due. Me ne mancano due. Devo 45 su 47. Diana, perché? Non posso restare qua 2 minuti, dai. Che era 45 su 47. Sono in partita da quasi 2 ore, Diana. Io la picchio male. Picchio male, ma vabbè, grazie comunque. Ah, le mie povere dita. Quindi grazie a lei, Diana, adesso io rientrerò in partita silenzioso, silenzioso, e mi diverto a distruggere di nuovo tutti i maledettissimi vasi, perché lei ci aveva la fretta. Guarda uno che l'avevo mancato. 45, e so dove sono gli ultimi due. 47, eccoli qua. 46 e 47. Il problema è che ci sono le persone davanti. Quindi se sparo i vasi, sparo le persone. Dannazione. E sto cercando di completare l'obiettivo in cui li uccidiamo tutti e tre nella stessa stanza. Stanno tagliando la sposa. La sposa. La torta, volevo dire. Aspetta, ma c'è una paperella sopra la torta? È qualcosa di ambiguo. Potrei rovinargli. Ah, oh, che carini. Che carini. Guarda, sarebbe da sparargli, ma ho paura di rovinare la missione. Oh, guarda, potrei uccidere la zia con lo speaker. Sarei tentato, ma devo ancora avere un attimino di pazienza. Probabilmente potrei uccidere anche gli altri due con lo speaker, che sono lì. Se li attiro fuori, potrei anche pigliarli, onestamente, Ma siamo ancora pazienti. Però diamoci una mossa, che mancano 5 minuti, cortesemente. Sì, stanno salendo tutte le scale. Come li faccio? Oh, ciao piccolo candelabro. In teoria, se sparo alla catena del candelabro, dovrei poterglielo far cadere in testa. Oh, mi piace. Devo solo essere ancora paziente ed è fatta. Due sono arrivati, mi manca il terzo che sta salendo le scale adesso ed è fatta. Ok, aspettalo. Ok, siamo in posizione. Siamo in posizione. E aspetta. Mira, aiutami tu. Preso. E direi che ha funzionato un bel po'. Ui, che botta di punteggio. Ah, blackout anche, perché è quello di spegnere le luci. Ok, le guardie sono un po' sospettose. Sì, però adesso far fuori tutti in 4 minuti non è che sia la cosa più semplice di sto mondo. Non senza far scattare l'allarme, peraltro, dai. Allora, pigliamo il resto delle guardie della serie Ad Cacium, della serie giusto per... Facciamole fuori molto in rapidità. E vi sarò tutti felici e contenti. Ho le munizioni quelle... Ah, onda d'urto, ecco perché il colpo è stato molto potente. E qualcuno vedo che sta già fuggendo. No, stai buono lì un secondo. Lo so, Diana, ma sa come quando si corre contro il tempo devo un attimino accelerare il tutto. E con l'istinto riesco a velocizzare senza che ci siano eccessivi problemi. Ti piglio da qua la testa? No. Dice, mi stai buono lì un secondo? Oh, ho preso finalmente, gli ho sparato 3 volte, santo cielo. Ok, ho ancora 4 minuti, devo trovarli dove boia sono tutti. Aspetta che c'è solito il furbacchione che tenta la fuga. Ok, ora la tenti un po' meno. Buono. Ehi, lontana dalla torta! Che quella, porco cane, ho pagato un botto. Aspetta. No, resta lì tu. Fermo. Ah, proiettili esauriti. Aspetta.
Oh, sei dietro la colonnina. Ah, c'è sempre Capitan Furbizia. Ciccio, restami lì cortesemente. Preso. Ok, c'è ancora un tizio che è là su Proiettili Esauriti. Signore, porti pazienza, abbiamo ancora 4 minuti. Come Proiettili Esauriti? Ah, ho le cose sbagliate. Aspetta che c'è un bersaglio in fuga, vediamo se ti piglio lo stesso. No, 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 no. Ciao, ne pigliarlo attraverso la finestra in po'. Ma anche sì. Ma anche sì. Perfetto. E ci siamo completati un'altra sfida nel frattempo. Più quella dei vasi. Doppia sfida. Oh, porca boia. Beh, carico pesante, quella dei vasi? Diana, quella dei vasi l'ho completata prima o adesso? Non lo so. Ho dimenticato gli ultimi due vasi. Ero talmente distratto che mi sono dimenticato. No, vabbè, dai, non si può essere così imbecilli. Però ho sbloccato respiro controllato. Aumenta il rallentamento del tempo quando si usa la mira stabile. Grazie al cacchio. Dietro buttagli giù il cannocchiale al tizio. Io ho preso il cannocchiale. Tizio ci è rimasto malissimo come di... Che cazzo è successo? Ecco, stai buono lì, romper la ciolla. Ma porco care. Ok, riecco che tutti e tre sono lì sotto. E io mi semplifico di nuovo la vita. E... a posto, perfetto. Ba boom di nuovo. Ok, ora mi metto che far fuori le guardie. Dovremmo essere a posto. Ok, adesso dovrei aver un attimino allertato tutti, visto che ho sparato in testa al tizio. La sala, ma mi va bene, Diana, perché sennò quei tizi non mi si spostano di lì. Signore, tanto lì che si sta fumando la cicchetta. Il fumo fa male alla salute, tizio. Cercherò di evitarla, signore, ma non faccio promesse. Colpo rischioso. Yay! Terza volta ce l'ho fatta, non c'è due senza tre. Buono, mi mancano solo un paio di imbecilli e il gioco è fatto. No, aspetti, scusi, ho sbagliato mia, porti pazienza, molto meglio. Allora, abbiamo furbacchione 1, lì. Ui, perfetto. E uno che sta tentando la fuga. E no, che la fuga mi tenti tu. Non tentare la fuga, maledetto. Ah, c'era un civile. Porco cane. Però sfida completata. No, basta, sono 2 ore che sono in partita. Vi giuro, la mia mano sinistra sta tremando. Ah, avrò fatto un punteggio gnè. No, davvero, se col controller è un boia di incubo. Proprio no. Meglio che niente, ma contento. Ah. Beh, sfide ne abbiamo fatte una marea. Ribadisco che se fossi stato con mouse e tastiera avrei fatto di meglio. Però dai, ci sono queste. Abbiamo completato niente, 5 sfide e 4 imprese. Alcune erano talmente tipo Prometeo, cosa vuol dire? No, lo so, infedele, troppo vaghi, i piccioni ce ne sono troppi in giro, le paperelle, ma sarai fettecchio. Ovviamente quando uscirà Hitman 2 ce lo faremo, visto che l'assistente... Anzi, ringraziate tantissimo l'assistente perché di quella porca. Ribadisco, dovrebbe uscire verso novembre. Se facessero magari tipo una demo o altro prima, ovviamente ce lo giochiamo alla velocità della luce. C'è il primo livello che ho visto, che era quello al cosa di Formula 1, bellissimo. Ultimo un attimino di trailer, ero lì tipo... Ah! Ma vabbè, dettagli. Buono. Anche per questo episodio di Hitman 2 tecnicamente è tutto. Lasciate un bel video di una serie. Candy e a crescere. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao.